Yasmin Kurtic, Europa, eccoci. Avresti pensato ad inizio campionato di tagliare questo importante traguardo? Non avrei pensato nessuno. Abbiamo iniziato veramente male, giocando bene ma non raccogliendo i punti. Poi siamo stati anche bravi di pensare che siamo una squadra forte, che siamo un gruppo forte. E solo col lavoro siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che per me personale e poi anche per tutti gli altri è stata una cosa veramente meravigliosa. Quando avete capito di essere una squadra forte? No, abbiamo capito dopo le parole del mister, che dopo ogni partita che abbiamo perso, soprattutto quella prima in casa contro la Lazio, che diceva: ragazzi, non sono preoccupato perché vedo dei ragazzi impegnarsi, dei ragazzi a giocare bene. E poi noi lì abbiamo saputo sfruttare tutte quelle parole che ci ha detto mister in campo. Qual è la partita che ti ha regalato più soddisfazione? Più soddisfazione? Era quella a Empoli. Sicuramente me la ricorderò tutta la vita, perché non è facile quando ce l'hai lì l'obiettivo, anche se manca un punto, non è facile uscire in campo e poi vincere contro una squadra che si deve salvare e deve fare i punti per la salvezza. Poi non è mai facile giocare una partita del genere. Noi siamo riusciti a farlo e grazie a Dio siamo qua, siamo in Europa e adesso ci meritiamo questa Europa e andiamo a giocarcela a viso aperto. Avete giocato tutto il campionato a viso aperto, non vi siete mai accontentati, non vi siete mai risparmiati? Sì, perché tra di noi c'era sempre quel spirito giusto, ma anche da parte dei ragazzi che hanno giocato un po' meno c'era sempre la disponibilità di allenarsi, di lavorare bene, di ascoltare sempre le indicazioni che ci dava il mister e poi tutti insieme prima o poi ci arrivano i risultati e anche degli obiettivi. E uno degli obiettivi è stato Europa, che l'abbiamo raggiunto con tanto lavoro e tanto sacrificio dato in campo. Il pubblico? Che voto dai al pubblico? No, il pubblico qua, come ho detto all'inizio campionato o come ho detto anche prima di venire qua, è un pubblico meraviglioso, un pubblico che a me mi dà veramente tanta forza quando gioco e loro ti danno una spinta, ti dà come un vento sulle spalle. E poi la cosa impressionante è stata l'anno scorso, che 14-15 partite che non riuscivamo a vincere c'era sempre stadio pieno. È una mentalità veramente che ci fa crescere a noi e a tutti i ragazzi giovani che stanno arrivando. All'Atalanta che voto dai invece? Beh, quando raggiungi uno degli obiettivi come l'Europa non c'è un vuoto, è una cosa veramente straordinaria che abbiamo fatto e siamo stati dal primo all'ultimo, dai tifosi, dalla società, da voi giornalisti, da tutti, siamo stati veramente bravi a iniziare e poi a soffrire e a continuare a seguire il nostro sogno, che poi è arrivato e adesso siamo tutti qua sorridenti, ma già pensando per la prossima stagione di fare bene anche questa competizione qua. Yasmin Kurtic invece che voto merita? Non lo so, io ho sempre detto che darò sempre il massimo per questa maglia, perché veramente, veramente mi sento molto bene con questa maglia addosso. E lo so che tanta gente non ci credeva, ma io ci ho creduto dal primo fino all'ultimo e adesso, quando raggiungi degli obiettivi importanti, mi sento ancora più felice per me stesso e soprattutto per la gente che ci teneva tanto di arrivare a questo punto qua.